Abruzzo Welcome, promozione turistica per i turisti che soggiornano in una parte del territorio abruzzese. Sì, è un progetto che nasce con i GAL, che viene finanziato con lo sviluppo rurale e coinvolge tre GAL abruzzesi. Tiene dentro un ragionamento d'insieme dove chi verrà a villeggiare più di una notte in regione, in alcuni luoghi, potrà avere accesso con dei voucher per fare delle esperienze, diciamo così, outdoor che oggi vanno gratis, che verranno pagate da alcuni GAL, proprio per cercare di integrare quella che è l'offerta turistica con l'offerta anche legata alla valorizzazione di spazi d'Abruzzo, con attività legate alla natura, con attività legate all'enogastronomia, in un progetto d'insieme che vede la valorizzazione dei nostri territori, dei nostri prodotti agricoli, anche una valenza turistica importante. Quindi è un progetto d'insieme che tiene dentro lo sviluppo locale con il turismo e con la valorizzazione complessiva dei nostri territori. Ecco, si parla spesso di turismo esperienziale, questo è un esempio, no? Assolutamente sì, stiamo lavorando insieme al collega Damario proprio a cercare di costruire insieme quello che è l'Abruzzo del futuro, che tiene insieme la natura, l'enogastronomia, il valore dell'ambiente, la capacità di promuovere la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità a 360 gradi per quello che è un Abruzzo, che è una regione meravigliosa, ma che deve essere fatta tutti insieme. Deve essere fatto un lavoro di conoscenza perché è ancora poco conosciuto, e questa è la grande sfida che abbiamo lanciato anni fa. Dei risultati importanti si vedono e stiamo lavorando su questo, ampliando i servizi, e dentro questa dinamica il progetto di oggi fatto dai GAL ne è un esempio, a mio modesto avviso, molto importante e di grande profilo.